È una cosa importante, è un'istituzione che ormai gli aretini ne possono fare a meno. Sono sempre tantissimi gli aretini. Tantissimi, e viene venerata da tutti. Per noi è una protezione. Migliaia di aretini, come ogni anno, si sono riversati in cattedrale per rendere omaggio alla Madonna del Conforto, icona sacra venerata da oltre 3 secoli. Per chiedere, insomma, non di guardarci sempre, ecco. I portoni del Duomo si sono aperti alle 6 di questa mattina. Da quel momento sono così iniziate le celebrazioni, con una messa all'ora. Per noi rappresenta, è un simbolo, è una... una delle cose più belle, insomma, per un aretino, la Madonna del Conforto. Chiaramente il santo patrone è San Donato, ma la Madonna del Conforto è proprio, ti accora, insomma. Alle 10:30, uno dei momenti indubbiamente più sentiti e partecipati, la messa pontificale presieduta dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Ha una grande responsabilità Arezzo nel venerare questa Madonna sotto il titolo di Madonna del Conforto. È chiamata a guardare chi soffre, sofferenze sociali, sofferenze umane, e quindi deve darsi da fare per alleviare qualsiasi tipo di sofferenza che si può incontrare per le strade, nelle case, nella società, nelle strutture politiche, un po' dovunque. Nel corso della messa pontificale, inoltre, il segretario generale del Sinodo Massimo Rossi ha consegnato ufficialmente il documento finale nelle mani dell'arcivescovo Riccardo Fontana, a conclusione così di un lungo cammino iniziato mesi fa. Bisogna riprendere un po' a ragionare alto, a far cultura, ad andare a cercare le cose che contano. Il Sinodo ci ha dato questi segnali, ce li ha dati in modo forte, ce li ha dati, non ci credevo neanche io che 500 persone riuscissero a lavorare insieme, no? Ora, il libro dei propositi, se l'hanno scritto, ora bisogna metterlo in pratica. Aiutatemi, cari della stampa, che avete la possibilità di influenzare l'opinione pubblica, e facciamo in modo che questa Chiesa ritorni ad essere credibile sempre di più. Proprio nel giorno della Madonna del Conforto, infine, è arrivato l'annuncio da parte di Monsignor Riccardo Fontana della nomina a vescovo dell'aretino Don Marco Salvi, attuale parroco della propositura di Anghiari. Come scelto da Papa Francesco, Don Marco sarà il nuovo vescovo ausiliario di Perugia, diventando il primo collaboratore del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e per anni guida della Chiesa aretina. Ho chiesto di farlo proprio questo annuncio alla Madonna del Conforto, perché la maternità di Maria è la maternità della Chiesa, attraverso cui Cristo si esprime e ti accompagna, non ti lascia mai solo. Quindi c'è preoccupazione, però c'è anche la certezza che c'è una maternità che ti accompagna. Senza, cioè, ci saranno difficoltà, non so, non ho mai fatto il vescovo, quindi... Strano. Per desiderio di Don Marco, l'ordinazione episcopale avverrà domenica 31 marzo in cattedrale.